You thought you had it all planned. A $1,000 suit. A precious jewel. A wonderful cocktail dress. Everything seemed perfect. It was meant to be the greatest night ever. But something was missing. You felt sleepy. Look at yourself. Do you feel cool now? Buongiorno, buongiorno, a casa 600, sì, dai. È il tuo o è quello carino sottofondo, Carla? Sono io. Sei proprio il tuo. Ma sì, fatti vedere, dai, con quel faccino bello addormentato. Bello, insomma, comunque addormentato. Bello sarà. Non ho capito io questa cosa qui. Comunque, buongiorno. Ciao. Buongiorno all'Albi, l'Albi che chiaramente, come avete visto ieri, ha cambiato collana, ma secondo me dorme con le collane. Io dormo con le collane. Ce n'hai una per la notte? Sì. No, però quando c'era il terremoto mi sa che dormivo anche con la collana. Ah, complimenti. Con le scarpe, con la collana, con tutto. Sì, giustamente, per scappare più velocemente, certo, ed essere presentabili. E se mica posso scappare di casa senza le perle. Tu hai la stessa problematica che ha mio nonno, che magari te lo racconto più tardi, che cosa ha fatto durante la notte del terremoto. Nonno. Hai capito? Perché ha fatto una roba allucinante, però allora. Buongiorno allora, casa. Buongiorno a tutti. A tutti gli ascoltatori, questa voce molto sensuale è quella che chiaramente mi ritrovo tutte le mattine, quindi se qualcuno si alza, si dovesse mai alzare un giorno nel letto di fianco a me, sappiate prende che paura. Ho questa scappa voce. Scappa via subito senza terremoto, non c'è problema. La fiatella e un po' di meteorismo. Ma più che altro, Carlo, io ho visto un bellissimo video che tu hai postato stanotte prima di dormire, ma tu dormi con gli occhiali. Io dormo con le perle. Con gli occhiali. Allora, dormi, se, e poi sono anche brutti. Se vuoi te lo trovo al volo. Aspetta, aspetta che guardo se te lo riesco a trovare al volo. Tu sei attento a questi ma dettagli. Allora, io dormo con gli occhiali perché nel caso di notte salta la luce almeno ci vedo. Certo. Sì, perché sono occhiali che magari hanno la luce incorporata. Sono, voi non lo chissà. Sapete, ma sono occhiali a luce rossa. Certo, vediamo, guarda, lo riusciamo vediamo a vedere. Sì, lo riusciamo fantastico a vedere. Questo qui è il video no, di questa. No, perché hai un futuro come videomaker, sì. Vai. Se ti puoi mettere, grazie, ecco. Chissà se partirà mai. Chissà, non lo so, però... Ecco. Qui stavo tornando a casa, certo. Qui chiudo la macchina. Sì, no, ma lo capiamo. Non prendo il caffè, certo. Perché chiaramente doccia, mi lavo i denti, non metto il gel, eh perché no, chiaramente... Era importante far vedere che non ti dai il gel prima di andare a dormire. E vai a letto. No, perché quando l'ho guardato mi sono fatta un po' di domande, hai capito? Ma fa niente, chissà gli amici che ci seguono, che cosa hanno pensato. Beh, giustamente, se vuoi sì. Ti faccio vedere anche quello di ieri mattina. Dai, facci vedere anche quello di ieri mattina. Era che... molto bello, già che c'ero, perché ecco era tutto seguito. Perché sei arrivato così in ritardo ieri mattina in era studio. Tutto seguito, quel video che avete visto adesso era quello che seguiva il video della mattina, no? Sì. Perché la mattina invece mi sveglio. A tutti interessa. Chiaro, come la ti fai il caffè, certo. Metto lo zucchero, chiaramente. Sì. Lo giro col cucchiaino perché va zuccherato. Doccia, certo. Mi lavo i denti. Ma era una doccia diversa, non sembrava mica quella no, di casa. È sempre la stessa. È la stessa doccia, è la stessa. Bene. E questo sono io.
Allora, vabbè, l'invito ovviamente è agli amici a casa, filmati. Fate i filmati con Instagram, è così carino, 15 secondi e hashtag Casa600. Bene, C100. Posso io dedicare a te e agli amici a casa una canzone del buongiorno? Dai, dai, sentiamoci, dai, il tuo buongiorno. Ascoltiamoci il mio buongiorno e poi ci vediamo tra poco con Casa600. A dopo, puntata ricchissima. Buongiorno. E questo era il mio buongiorno. Certo, inquadrami mentre mi metto la cuffia, mi metto a posto, che bello. Veramente sei stata inquadrata per tutto il video, non te ne sei accorta. Che carino. Ma così. Avvisami quando ma fai queste cose. Ma è bello così, certo. È nature. Salutiamo intanto i nostri amici che ci stanno già seguendo. In prima linea abbiamo Alessandra, ciao Alessandra. E poi abbiamo anche Sammy che sicuramente sta facendo le pulizie. Allora saluto anche Angela. Che perfetto, so che ci sta seguendo, ascoltando. E poi secondo me c'è anche tutto il reparto dell'ospedale di San Giovanni. So che forse, ciao, se Cristina, riuscivano ci ascoltavano. Non lo so, vediamo. Sì, allora insomma, comunque oggi che giorno è oggi? Oggi è mercoledì, è il 24 di luglio. Ok, sono le ore 10:09, fammelo dire, in Italia. Che cos'è? Ah. E ci sono 28 gradi, è un caldo pazzesco, c'è il sole. Cosa? Che è il sole che tortura le persone. Sì, ah, che bello. Chiaro, c'è un caldo che tortura. Beh, però c'è anche qualcuno che su Twitter con l'hashtag sole scrive: stamattina appena sveglio ho guardato il sole e mi sei venuta in mente tu. Non ero io. Perché come lui illumini i miei giorni. Ma che dolce, ma tutti vorrebbero una cosa così carina, no? Ma che bell'uomo. E poi ci sono ma è anche... un uomo e una donna? È un uomo. Ah, ok, no, uomo. Perché non volevo mai dire che bell'uomo. No, è un uomo. Poi ci sono delle informazioni importanti, tipo il sole sorge alle ore 5:55 e tramonta alle ore 20:40. E chi se ne frega? E vabbè, però sono informazioni che possono essere. Sì, chiaramente. Sai com'è? Se sei in campeggio e ti scappa un bisognino, tu sai che fino alle che ora? Fino alle 20:40 puoi farla fuori, dopo non ci vedi più, quindi ti ci vuole una lampadina. Come rielabori le informazioni? Chiaro, è originale, non c'è nulla da dire. E fino alle 5:40 di stamattina le zanzare potevano pungerti, dopo no. Vabbè, vedi? E poi insomma ci sono tante altre battute. Speciale sole 2013, sta splendendo tantissimo. E vabbè, c'è anche chi dice questo. Chi se ne frega anche questa? Insomma, perché noi siamo social e questo è un programma molto social. Almeno ci piacerebbe. Io sono poco social. Sì. Cioè, allora, diciamo io sono molto social sul web. Un social network dove tu non appari. Beh, chiaro, chiaramente. No, MySpace ultimamente non lo uso molto, ma vabbè, MySpace perché non cantando magari non avendo più. Vuoi canto, vuoi che faccio una canzone con questa voce? La mattina non so come canti, il pomeriggio e la sera sì. Va bene. Allora, ci sono alcune canzoni che ti vengono bene. Andiamo con un altro brano? Allora sì. Non il secondo, ma il terzo. Andiamo, sì, non il secondo, ma il terzo, quindi parliamo di Christina Perry? Sì, proprio quella. Bene. Così ci coccoliamo un altro po'. Ci coccoliamo un po'. Questa è sempre Casa 600. Senti che voce che ho. Wow. Ma che bel brano. Ci siamo rilasciati un altro po'. Questo è dolce, per fare pace. Dato che qui a Casa 600 io e te litighiamo sempre. No, non si litiga quasi mai. Come direbbe tutti qualcuno giorni. Una volta a settimana però ci sta. Una punzecchiata ci sta. Come direbbe qualcuno, si sento le punzecchiate, hai capito? Si sento una TV senza tensioni. Perfetto. Oppressioni, come dice sempre il nostro carissimo Gabriele di Affonda la Fossa. O Affonda la Flotta, ancora nessuno ha capito come si chiama il programma. Fossa la Fonda, perché io poi mi sbaglio. Sì, è vero. Dico così. Allora, cosa stavamo dicendo? Visto che parlavamo dicendo, di vampiri. Sì, parlavamo di vampiri. I vampiri hanno questa pelle chiara che se la illumini dal sole, parlavamo del sole prima, brilla, almeno nel film Twilight brilla. Poi non so se il vampiro vero ha la pelle che brilla. Comunque, è diamantato. È diamantato. Nel film Twilight il vampiro è diamantato. Infatti, sai che è io... È tutto relativo. No, sì. Io ho scoperto... che la buona signora Swarovski voleva prendere un Cullen per tagliarlo in tanti pezzettini e farci tanti orecchini. Tanti anelli, orecchini, sì, bellissimo. Sì. Allora lo compro, sai? Era così, era sicuramente. Così. Non ti dico con cosa voleva farci il ciondolo, ma andiamo avanti. Ma non vogliamo scoprire queste perché cose mattina, di mattina. Sono quelle cose prestissimo. Di mattino che allora, dà fastidio. Però parlando di pelle diafana, sì? Sai che... Ci sono quelli che vanno a ricercare gli stili, le tendenze, quindi insomma per la moda o per qualunque tipo di attività, ma c'è anche chi ti cerca la moglie.
chiaro? Chiaro? Chiaro, allora, chiaro. Sì. In Cina adesso va molto di moda questo tipo di lavoro, che sono i love hunters. Sono praticamente principalmente delle donne che vengono incaricate proprio dai milionari cinesi e vanno ad appostarsi nei centri commerciali, pensa un po', e studiano tutte le ragazze che passano, poi piano piano le avvicinano e dicono mi dispiace disturbarla, ma scusi, lei cerca marito? Che io penso ma che se uno ti chiede, ma tu cerchi moglie? Ma io dico, come, come reagisci? E però... gli chiede, tu cerchi, cerchi marito? E ovviamente aspettano una risposta. Se dicono sì, no, non lo so, gli chiedono, ma sei anche vergine? Perché è importante. Chiaro, anche chiaro, quello, chiaro, ovviamente. Certo. E hai un piercing lì? No, okay, no, dopo non lo so come continua la chiacchierata. Fatto sta che vengono scelte soltanto delle ragazze che abbiano la pelle molto chiara, pulita, setosa. Proprio si deve vedere che siano quasi illibate. E tu sai il motivo? Perché se salta la luce, così si illuminano e vedi un po' come la funzione dei tuoi occhiali quando vai a letto, chiaro, la sera. Chiaro, perché chiaramente qualcuno mi ha chiesto. Non ce li hai oggi qua? Non ce li ho, li volevo prendere, poi li ho lasciati a casa perché si erano affezionati al letto gli occhiali. Che quindi bello. Mercoledì prossimo ve li porto, che vi faccio vedere. Sì, perché dovete sapere che qualcuno si è chiesto come mai io ieri sera andavo a letto con... io mi sono chiesta perché andavi a letto con gli occhiali. Giustamente, perché se salta la corrente almeno mi vedo. E quindi tu, dato che so che cerchi moglie no. No, magari, moglie no, perché ho perché già dato... Perché non incarichi un love hunters, una love hunters? No, no. Però allora, ti costa. E leggevo, cosa costa? Su, leggevo costa? Su una rivista che è L di questo mese. Sì, che chiaro, per non smarchettare cioè, L beh, di questo vabbè, mese. La notizia si dice la fonte, cioè, no, ha bruciato ovviamente tutto il resto del giornale, sì, come potete infatti, inquadrare. Sì, infatti, tengo solo i fogli. Che se la love hunters ti trova realmente la donna che tu desideri... Devi dare un assegno di mantenimento. Questi milionari sono veramente esigenti. Sì. Il premio, oltre allo stipendio per fare questa ricerca, il premio è di $32,000, che non è male, insomma. Ma vado a cercare io fare il Love Hunters, altro che vado a cercare moglie. Da quello che ho capito da questo articolo, poi magari possiamo fare una googlata. Sì. Dato che siamo così. Proviamo a vedere. Guarda, ci guardo al volo. Sono più le donne che vanno a fare questo, questa Love ricerca. Hunters, ma sai no? perché, secondo me? Perché prova a immaginarti che tu sei lì a fare shopping con le tue amiche e ti vedi un uomo che arriva e ti dice scusa ma tu cerchi marito, cioè tu proprio non l'ascolti, chiaramente, dici questo è un marpione, ci sta provando, no? Eh beh, potrebbe anche io essere così. Io direi no, viene, fuori, viene fuori di tutto tranne che quello che vuoi e quindi non è possibile farlo vedere su... Però su Twitter, Carlo, io sono andata a digitare l'hashtag cerco moglie e vedi che sto imparando mia, a usare Twitter mamma e c'è chi scrive dopo 3 anni, è un uomo questo, dopo 3 anni non mi è ancora chiarissimo il motivo per cui debba lavare i piatti se voglio mangiare, hashtag cerco moglie. Ma scusa, non è che per forza se hai la moglie ti lava solo i piatti, non ho capito questa cosa. Non lo so, deve dare anche l'aspirapolvere, un maschilista, deve dare l'aspirapolvere, lavare il pavimento, lavare i vetri, dare la polvere. Ma scusa, dappertutto. Ci sono le donne delle pulizie per queste cose. Le donne di oggi lavorano dalla mattina alla sera, allora, e sono adesso, poco casalinghe. Adesso te lo dico, c'è crisi in Italia e noi dobbiamo, chiaramente non puoi prenderti una donna delle pulizie e quindi aumentiamo la disoccupazione. Allora, cioè, insomma, facciamo che tra crisi, marito e moglie si fa 50-50. Crisi, facciamo che si tu fa tu lavi anche il bagno, io porto giù il rusco, viceversa. 80-20, capisci perché io abito da solo? Ma sì, lo capiamo, non ti preoccupare. Ah. Vabbè, allora hai capito che se vuoi cercare moglie bisogna che ti trasferisci in Cina, diventi milionario e incarichi una love hunter. Allora, guarda, su incaricare la love hunter posso farcela, trasferirmi in Cina. Diventare milionario è quello che mi manca. È quello che ti manca. Vedremo di attrezzarci per questa cosa. Però penso che se andiamo in Cina e invece diventiamo sequestratori, potrei avere sapere dove andare, capito? Sequestro suo papà. Posso sequestrare il suo papà, giusto, che è in Cina. Sì, salutiamo Stefano Giorgi che è in Cina, ovviamente. E quindi sicuramente Carlo non avrà sicuro problemi, mi scrivono dalla chat, non so per fare che cosa. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Se è per cercare qualcuno che viene a casa da me, qualche problemino ultimamente ce l'abbiamo e non molto leggeri, insomma. È un mazzo di carta seme unico, come direbbe il... Senti, il due di picche. Il due di picche, ok. Senti, ma sai che noi oggi abbiamo tantissimi ospiti? Sì, sarà una puntata veramente ricca questa mattina. Allora, dopo questo video...
sempre problemi tecnici permettendo perché ho il terrore di fare questa cosa in 3 minuti e 50 secondi. Ma noi ci riusciremo. Ma se ce la faccio, noi siamo bravissimi. Se ce la faccio, da domani mi chiamo Silvan il mago, hai capito? E quindi così avremo Squalo che ci presenterà il suo video, ci spiegherà per quale motivo un po' di cose, magari faremo due chiacchiere, gli chiederemo come si sveglia la mattina. Bene, io tra l'altro vorrei sapere come vi svegliate voi a casa, ragazzi, mandateci le vostre foto, fatevi la foto appena svegli o di cosa state facendo intanto che ci seguite con l'hashtag #CasaSicento. Bene, io direi a Sammy che sta scrivendo per cercare moglie, una l'avevo trovata e m'ha pure sbolognato, ma andiamo col video e subito dopo abbiamo Squalo. Quindi continuiamo con un po' di romanticismo, sì, Beautiful, sì. Cristina Aguilera, #CasaSicento. Ora 10:27 minuti. Sì, in Italia a casa 600. Sì, in Italia perché siamo una web TV, quindi ci potrebbero vedere da qualsiasi parte del mondo. E tu mi inquadri sempre mentre io mi sistemo. Ma i capelli sì, e ma la è cuffia. Bello. Ma che belle cose. È bello così. Allora, Albi, è arrivato il momento. Sì. Abbiamo qui con noi il nostro primo ospite di casa 600 e abbiamo qui con noi direttamente alla 105 Squalo. Buongiorno Squalo. Buongiorno a voi, come state? Sono proprio negli studi di Radio 105, come potete vedere. Ci senti? Ah, in diretta proprio da lì, perfetto. Ci senti? Eccolo lì che iniziamo, vediamo un po' lo studio, lo riusciamo a vedere. Ciao, noi sì, ti vediamo. Vedete? Noi ti vediamo, sì sì, 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 lo vediamo. Okay. Sappiamo che lui non ci vede perché è connesso a un giuri dello zoo. È un apparecchio. Siamo un po' di gente. No, siamo, abbiamo appena finito il programma Tutto è salito che conduco ogni mattina io su 105, adesso siamo qua a preparare il programma per il giorno dopo. Come state? Stiamo bene, tu come stai? Io bene, bene, sono molto contento, sta andando tutto bene, quindi sono veramente contento. Estate produttiva quindi. Mi senti? Mi sento male. Ah, e parlo un po' più piano. Estate molto produttiva? Sì, 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 è una settimana molto produttiva. Poi con questo ballo dello squalo che è appena uscito. Ecco. Diciamo che è un impegno molto divertente perché la sto portando un po' in giro per l'Italia a promuoverla, quindi appena uscita sto cercando di farla arrivare in tutti i lidi possibili, quindi se conoscete un lido proponete il ballo dello squalo perché dobbiamo farla ballare a tutti i bambini ma anche ai grandi. E poi vabbè, è stata fatta per una buona causa. Una buona causa, giusto, come dici tu, è una cosa di beneficenza, quindi tutto l'incasso sarà devoluto ai bambini dell'amico Charlie, di questa associazione che si tratta di, diciamo, di curare i problemi giovanili che hanno questi ragazzi. Quindi tutto l'incasso di iTunes sarà devoluto a loro, quindi diciamo che l'ho fatto soprattutto per i ragazzi questo pezzo, quindi sono contentissimo. Ma guarda, complimenti, tra l'altro è una bellissima iniziativa e è venuta a te direttamente? Com'è nata? Com'è nato il tutto? E com'è nata? Sì, sì, sì. Beh, è nata, diciamo che 3 mesi fa ero in studio con Marco Romeo, che è il ragazzo che lavora con me alle mie produzioni. Eravamo lì però per il gioco, non sapevamo cosa fare in quel momento. Abbiamo realizzato questa base che mi veniva proprio da cantargli sopra il ballo dello squalo, ma per scherzo, mi è venuto proprio per scherzo, quindi ho fatto questa cosa qua e all'inizio per il gioco. Poi mi ha detto, ma vuoi vedere che magari mi viene forse una frase, una strofa. Cioè, lavorandoci su in neanche 2 giorni è venuto fuori il ballo dello squalo. Quindi poi da lì mi è venuta l'idea di coinvolgere i bambini, perché comunque all'inizio la cantavo solo io, poi ho deciso di cantare qualcosa, dobbiamo ampliare qualcosa in questo pezzo, allora ho deciso di far venire a cantare i bambini con me in studio. Quindi su Facebook ho fatto una petizione, una ricerca. Una ricerca. I bambini, sono venuti tantissimi bambini a cantare come nel studio, poi abbiamo fatto il video invece in una scuola di ballo proprio per ragazzi. E tra l'altro c'è una bellissima coreografia, divertente e travolgente. Vi piace? Sì, assolutamente. Devo ancora imparare a farla, pensate voi. No, non ci credo. No, devo ancora imparare a farla, cioè nel senso la faccio, ma io la faccio a modo mio, no? La ballo a modo mio, quindi anche la pinna dello squalo che dovrebbe essere così, il ballo dello squalo. Eccolo! Il live di squalo. Però chiaramente non ti viene. Sì, no, ma poi sai cos'è che io la faccio con una mano, sarebbe da fare con due, no?
Sì, sì, vabbè, chiaro, vabbè, giustamente. Guarda, io adesso ti dico, ti proporrò, ma te lo propongo fuori onda, giusto per capire, il 15 di agosto, sì, sì, sì. Se sei disponibile per il ballo dello squalo, dopo te ne parlo in fuori onda. Abbiamo un lido particolare. Avremo l'opportunità di andare a Milano Marittimo. Tra l'altro io sarò in zona Rimini Riccione, quindi non so voi dove siete. Noi siamo a Milano Marittima. Quindi siamo vicini. Quindi siamo si potrebbe anche fare una volata e fare un attimo del ballo dello squalo. Perché no? Organizziamoci amicavoli spetti, perché no, si può veramente organizzare qualcosa sì, di sì, carino. Sì, sì, organizziamo, cioè organizziamo qualcosa di carino. Sto cercando di far arrivare veramente in tutti i lidi, tutti i villaggi turistici, quindi se c'è qualcuno all'ascolto che ci sta guardando che ha un ballo, mi contatti via mail, gli mando la canzone, ce li mando il video più che altro, perché devono vedere i passi. La canzone comprate. La canzone, giusto, giusto. La canzone andate su iTunes e acquistatela. Giusto che tutti i proventi vanno in beneficenza per l'impresa. Non è neanche un caffè. Quindi sì, infatti. Che vi costa? Infatti, poi ci sono buttiamo via talmente tanti soldi per niente che uno fa. Un ballo dello squalo al giorno aiuta però tanti ragazzi. Grazie all'amico Charlie, giusto? Giustissimo, infatti. Lo scopo di questo progetto è proprio quello, aiutare quelli che hanno più bisogno, soprattutto io adoro i bambini si divertono con me, quindi mi sembrava, come ho detto prima, una cosa bella, una cosa carina da fare in questo periodo un po' di crisi che c'è anche in Italia, anche di menefreghismo, perché a volte ognuno pensa solo a se stesso, non pensa agli altri. Vero. Quindi secondo me sarebbe bello che ognuno di noi ogni tanto si ferma. Si fermasse anche un secondo a pensare un po' anche agli altri, ma non solo agli altri, non per forza a chi non conosci, ma anche a quelli che conosci che però magari hanno delle difficoltà. Anche perché noi in Emilia ne sappiamo qualcosa, visto il terremoto dell'anno scorso. Infatti, io sono molto vicino anche ai ragazzi dell'Emilia, abbiamo fatto, voi non lo sapete, però ho partecipato a un video di Sir Kay, che è un rapper sì, delle vostre parti, sì, questo sì. Video bellissimo, potete andare a cercare, che si chiama La mia vita. Adesso la cerco, che così magari andare a fine giornata la metto. Girato proprio in Emilia, fa vedere proprio il terremoto, quindi è una cosa abbastanza forte. Però io ho prestato la mia immagine per fare il DJ, diciamo, in questo video. Beh, una bella cosa, grazie. In beneficenza, quindi sempre però per i ragazzi, per i giovani delle media che hanno difficoltà. E noi siamo i primi a ringraziarti per tutta l'Emilia, quindi. Infatti, e dopo cercheremo il video. Allora, Squalo, noi ti lasciamo tornare ai tuoi impegni lavorativi, anche perché immagino che sei in studio a finire per preparare la puntata di domani. Sì, non solo, sto anche sto preparando delle cose per il ballo dello squalo, perché avremo altre interviste oggi, quindi diciamo che tutte e due, sia la puntata di tutto il di domani che poi anche il ballo dello squalo, che diciamo che è l'appuntamento mio preferito in questo periodo. È un'estate, quindi portarla in giro e farla conoscere sempre di più. Hai scelto un'estate bella e impegnativa per una buona causa, ma comunque impegnativa. Un po' di vacanza la farai? Ma io la vacanza la farò, non lo so ancora, cioè fino al 26 saremo in diretta, poi c'ho altre date di promozione per il ballo dello squalo. E sarò comunque a Rimini Riccione quel periodo lì, quindi sì, qualche vacanza la farò, spero di farla dopo Ferragosto. Allora, noi speriamo quindi di incontrarti il 15, più tardi ne parliamo. Più tardi ti chiamo e ne parliamo. Esatto. E intanto ti ringraziamo per essere stato qui con noi e noi mandiamo il ballo dello squalo. Grande, e compratelo su iTunes, mi raccomando. Grazie, grazie Squalo. Ciao, ciao, ciao Squalo, il ballo dello squalo. Squalo. Canta, salta, balla, il ballo dello squalo. Canta, salta, balla, il ballo dello squalo. Ma lo sapete che lo squalo, quando si sveglia la mattina, fa una cosa del tipo batte le mani.
mani, salta coi piedi, nuota all'indietro, corre con la cresta in su, saluta il bannino, gli fa l'inchino, gli gira intorno, sempre con la cresta in su. Ma quando si arrabbia, lui balla. E sapete cosa balla? Il ballo dello squalo. Canta, salta, balla. Il ballo dello squalo. Canta, salta, balla. Il ballo dello squalo. Il ballo dello squalo porta la felicità. Sente solo, fa una cosa del tipo: chiama i delfini, balla coi bambini, salta le onde, scatta con la cresta in su, sbatte giù i piedi, scaccia via i pensieri, ti nuota intorno, sempre con la cresta in su. Ma quando è allegro, lui balla. E sapete cosa balla? Sì. Il ballo dello squalo. Canta, salta, dello squalo. Canta, salta, balla. Il ballo dello squalo. Il ballo dello squalo porta la felicità. Si balla tutti quanti al mare con mamma e papà. Il ballo dello squalo te lo canti anche in città. Si canta poi si salta e la noia se ne va. Bravi bambini, ma voi lo sapete cosa fa lo squalo quando è innamorato? Manda i bacini, i messaggini, diventa rosso, ma attenti che alla cresta in su. Manda cuoricini a tutti i pesciolini, cerca su Facebook, sempre con la cresta in su. Ma quando viene lasciato, lui balla. E sapete cosa balla? Il ballo dello squalo. Canta, salta, balla. Il ballo dello squalo. Veramente diceva che va fatto. Vabbè, adesso ragazzi. Adesso la impareremo, però. La impareremo. Impareremo, anche perché, scusa, la dobbiamo fare sulla spiaggia, qua bisogna imparare a fare anche questo. Sì, rimanete connessi con noi in queste settimane, perché potrebbero esserci delle news, quindi tante news caliente estive. Intanto ringraziamo e ballerine. Chiaramente ringraziamo Squalo per essere stato sì, qui con noi, anche perché ci ha dedicato un attimo del suo tempo, visto che come stava lavorando, potuto, aveva appena finito la sua diretta sì, su avevo, 105, quindi. E avevo il terrore che arrivassero fuori quelli dello Zoe, capito? Io avevo il terrore. Beh, ma noi li avremmo ospitati qui a casa Sicento senza problemi. Tu non sai che cosa secondo me può saltare fuori con un Mazzoli che ti arriva sparato dietro. Però vabbè, va benissimo così. Sono bene. Preparata. Sì, sono sì, preparata, grazie ai nostri, come posso dire, porci comodi, sono abbastanza preparata sì, su queste cose. No, ringraziamo quindi Squalo, quindi mi raccomando, sì, tutti su iTunes ad acquistare Il ballo dello squalo, costa sì, 99 centesimi, quindi non costa assolutamente niente. Ed tutti è molto molto carino. Sì, e tutti i proventi saranno devoluti all'amico Charlie, quindi un'associazione di Milano che aiuti i ragazzi, adolescenti, a evitare di stare sulla strada, ma anche chi ha avuto magari qualche problema e ha bisogno di supporto per il recupero. Perfetto. Quindi allora proseguiamo. Allora abbiamo parlato di sole, abbiamo parlato di te che con gli occhiali ti illumini di notte se tolgono la corrente. Con Squalo adesso abbiamo parlato di questo ballo che si può fare in spiaggia tutti insieme, eccetera. Parliamo sì, di spiaggia. Calma. Siamo in estate. Allora, più che spiaggia, però, in realtà parliamo. Cos'è? Sei tu? Cosa sono questi suoni? No, non c'è la cassa da morto stavolta. Ah, non c'è la cassa da morto. No, quella era l'altra volta. Ok, quindi questo è un altro. Devo trovare sì, i gabbiani. Ecco, magari se tu cercassi un po' meglio lì dai tuoi effetti particolari. Ora li trovo. Bravo. Allora, cosa è successo? Che io l'altro giorno ero a prendere il sole. No, non è.
l'animale da... No, non siamo in fattoria. L'ho trovato, ecco. Chiaramente un classico animale che si trova in spiaggia, aspetta, piscina, perché... no, due ne... ma poi sull'Adriatico due animali ho trovato, sentite, il primo è questo. Oddio. Il delfino, che chiaramente popola l'Adriatico. Soprattutto popola la piscina. Ma io ho visto passare uno con questo. Sì. No. Il cammello. Ma non siamo nel Sahara. Ah, ho sbagliato, vado a cercare. Però se vuoi ci andiamo, so che là fa un po' caldo molto, secondo me. No, dopo divento così. No. Un gorilla. E quindi non va bene. Questo ti si addice molto. Perfetto. Questo mi piace. Grazie, molto carina. Io cosa piacevate in piscina? In piscina, io appena arrivo in piscina, io ho bisogno di rilassarmi, perché ho quelle 2-3 ore di tempo per riprendermi tra una diretta e l'altra, e una cosa e quell'altra. E cosa succede? Mi metto le cuffie e ascolto la musica, perché mi devo isolare. Il problema è che quando tolgo le cuffie e sento i discorsi delle persone intorno a me, veramente mi viene fame, perché parlano tutti di cucina. Tu, Carlo, di cosa parli quando vai in spiaggia? Io non vado in spiaggia. Ecco, neanche sotto l'ombrellone? Allora, sì, ecco, allora, dovete sapere che io praticamente muoio sotto l'ombrellone. Cioè tu arrivi sotto l'ombrellone e ti puleggi lì e non ti ragioniamo. Allora, io ho la fortuna di avere una pelle che si abbronza anche. Ma tu sei già abbronzato tutto l'anno, io non sei bronzato e abbronzato. Bronzato e abbronzato, ma bronzato è bruttissimo, specialmente la mattina, hai capito? Quindi, non so. Non so perché mi ispiri queste non cose. Non so che bronze... Che gente frequenti tu la mattina, ma quelle sono pesanti. Dicevamo, abbronzato e quindi io praticamente arrivo, metto il telo sul lettino e muoio sotto. Pensavo, mi metto il telo addosso. No, il telo addosso. Hai delle abitudini strane. Il telo addosso. Adotta un Carlo. Sì, adotta un Carlo e ti solleverà la vita, vedrai che ti divertirai come un, come un pazzo. Ma che cosa fai dopo quando sei lì sotto l'ombrellone? Non ti capita di ascoltare le persone intorno che parlano? Perché guarda parlano tutti. Dipende dove sono. Allora, se sono qua vicino casa, di solito ascolto la musica, quindi l'MP3, metto il lettore MP3 e lo ascolto, oppure leggo un libro, è uno dei pochi, dei rari casi dove leggo un libro. Dopo arriviamo anche ai libri, che è interessante questa cosa. Oppure faccio il classico bimbo minchia. Ecco. Prendo la PlayStation portatile. Ah, pensavo, prendo il telefono e mi faccio le foto. No, quello sei te. E mentre se invece sono all'estero... Ah, tu ti fai i video, giusto. Se invece sono all'estero, no? Sì. Mi metto e ascolto. Ah, per imparare la lingua? No, per imparare i cacchi degli altri che non conosco. All'estero, però, certo. Sì, perché sono lontani da casa, quindi magari hanno culture e usi diversi dai miei. È carina questa cosa. E quindi ascolto. Infatti mi capita di andare nei villaggi turistici e... dopo 24 ore io conosco praticamente più gente dell'animatore stesso. Ecco, questa è una cosa che mi raccontavi, è veramente particolare, che tu riesci a conoscere chiunque anche in vacanza. Io invece mi isolo, perché in vacanza ho bisogno di stare rilassata. E invece... Però l'altro giorno, appena ho tolto gli auricolari e ho smesso di ascoltare la musica, hanno iniziato a parlarmi a destra e a sinistra di cucina. Come si cucina questo, come si cucina quello. Sì, perché io lo so fare, ma sai che se vai in quel negozio trovi questo che costa meno ed è buonissimo. Io avevo una fame. Sì, non chiaro. Il corso, anche perché ultimamente va di moda. Infatti, il corso, secondo me, il corso tutti di cucina. Aspirano anche a fare programmi di cucina. Non lo so, sembravano tutti degli chef. Tutti volete venire a fare un popolo di cuochi. Volete venire a fare un programma di cucina a 600? Peccato, non abbiamo la cucina. Non abbiamo la cucina, ma il programma volendo si può fare, quindi può essere un invito. Se volete fare un programma di cucina dove non serve la cucina, allora, scriveteci. Ti ricordo che abbiamo portato info@600.it. Ti ricordi quando abbiamo portato i pizzaioli qui dentro? Che cosa è successo? Avevamo farina dappertutto. È vero. Abbiamo la moquette, non è il caso, però magari si possono far vedere dei video, no? Ah, potrebbe anche essere. Allora, io direi che possiamo andare con un altro brano. Sì, dai, iniziamo a caricare. Carichiamoci un po' con Avril Lavigne, Rock and Roll. E non faccio come i vecchietti, Alessandra al mare. Avril è sempre Avril. E questo era l'ultimo album che continuiamo a riproporre, anche perché comunque da carica, è molto carino. Poi è molto carino. Un brano social. Cosa c'hai? È un brano social. È un brano social perché c'è questa... L'abbiamo detto anche ieri.
c'è questa esclusività su questo, no, esclusività fa, che fa schifo, no. Questa news, questa novità, praticamente andate sul sito di Avril Lavigne, ci se sono volete contribuire alla realizzazione, ma, mi sono impappinato, cioè, quando devo spiegare queste cose faccio schifo. Allora, se volete contribuire alla realizzazione del video, giusto, di questo brano, sì, potete con l'hashtag, che però non mi ricordo, ma l'hashtag è rock and roll, qualcosa del genere, 1, 2, 3, 4 a seconda della strofa che andate a scegliere. Esatto, potete registrare il filmato con Instagram relativo alla strofa che vi interessa e poi ne verranno scelte alcune per fare realizzare il video. Quindi le attività social, intese come web, quindi social, integrazione, internet, eccetera, comunicazione, a noi piacciono tanto. Chiaro. E le promuoviamo sempre perché siamo una web TV. Chiaramente, e chiaramente Avril ci pagherà un sacco di soldi per questa cosa. Sì, infatti, gli stiamo facendo tantissima pubblicità. Manderei una mail. Adesso dopo gli telefono. Bravo. Chiaramente bravo. Gli faccio due telefonate e gli dico: ehi Avril. Ehi Avril. Allora, anzi, così, bella nanerottola, perché chiaramente così. E tu che hai confidenza. Io che ho confidenza, chiaramente posso farla questa cosa. Proseguiamo. Sì, allora, stavamo parlando di cucina, stavamo parlando dei discorsi che si ascoltano in spiaggia. Allora io vorrei sapere, amici a casa, ma vi capita di ascoltare discorsi in spiaggia degli altri? Vi appassionate proprio che fate finta di non ascoltare, ma in realtà state ascoltando? Sì, ti stai annoiando. No, era bello, perché grazie. Io stavo dormendo. E comunque ieri, l'altro giorno, mi parlavano di cucina. Carlo, tu la mangi la frutta e la verdura? Allora, la verdura ultimamente poco, se non quando andiamo a mangiare l'insalatona. E vedo che di verdura lì c'è il pollo. Non ce n'è niente, non c'è la verdura lì. Se è l'insalata che mangi con me, l'insalata non c'è. Sì, è praticamente sì, l'insalata con tre foglie sotto. E però vabbè, però è insalatona. Sì, no, è il nome del piatto è quello. La verdura, la frutta invece sì, perché tutti i giorni quando vado a casa a mangiare da mia mamma, perché altrimenti, voi non sapete, giusto? 12:40 arriva subito la telefonata. Stai venendo a casa a mangiare? Arrivo, un attimo. Me molla quattro pesche, che ne mangio una, ma lei ne lava quattro. Ah, non sono pesche. No, ma no, pesche in quel senso. Ma no, la frutta e la verdura fanno benissimo. E sì, c'è un articolo che ha fanno scritto. Fanno fare la... No, allungano la vita. Dovreste mangiare tutti più frutta e più verdura. Infatti c'è stata una ricerca sull'American Journal of Clinical Nutrition, certo, spero di averlo detto bene. È un programma che ti riempie la bocca. Sì, 100. No, questa è una notizia che prendo dal blog di Assunta Corbo, tra l'altro saluto, la thatsgoodnewsblog.com, okay. E comunque lei riporta, no vabbè, ma dà delle notizie molto carine, okay, noi smarchettiamo. E dice che, non ho detto happiness, non ho mica detto che domani sera alle 21:30 c'è. E allora, mi date una pallina per favore che gliela tiro? Insomma, mangiate la frutta e la verdura perché è stato fatto un test su donne e uomini compresi tra i 45 e gli 83 anni. Sì, ammazza che, cioè, hanno fatto un test e hanno preso una fascia di età corta, dai 7 ai 99 anni. Praticamente era un test della Hasbro, no? Insomma, o della Ravensburger. Basta mangiare 5 porzioni quotidiane di frutta e verdura che aumentano la vita in media di 37 mesi. Cioè 5 porzioni significa 5 la mattina, porzioni qua non è specificato bene, a metà, alle 9, sì, alle 11, tutto il giorno mangia frutta, all'una, alle 5 e alle 7, cioè, ma poi quanta? Una porzione al giorno di frutta, ad esempio, sì, aumenta la speranza di vita di 19 mesi. Ma perché la speranza di vita? Mentre 3 porzioni di verdura di 32 mesi. Vabbè, cioè, allora, vabbè, però, scusa, fermati un attimo, non c'è una proporzione. Non c'è una proporzione. Allora, bisogna andare... 1 19 mesi, 5 37 mesi, 3 32 mesi. E che cacchio me ne frega di mangiare 5 volte la frutta al giorno? E mangio una, sono 19 mesi, metà della vita, va bene. Vabbè, no? Senza stare a fare questi conti. Comunque, la frutta e la verdura in ogni caso fanno bene, soprattutto in estate perché sono più leggere, ci idratano e quindi insomma non appesantiscono, ma comunque ci nutrono. Sì? Nutrono, stavo per dire. Ci nutrono. In modo molto più sano. Okay. E perché no, se possono anche allungarci la vita,
Ah, no, no, va benissimo. Bene, ecco, quindi al di là di tutti i manicaretti che gli amici della spiaggia e della cucina sanno fare, sicuramente vale la pena di mangiare anche frutta e verdura. Benissimo. Adesso ci ascoltiamo una musica che ci carica un po' di più. Iniziamo a salire con i BPM, sì, come direbbero tutti i DJs del posto. E quindi 4 minutes. Madonna. Madonna. Fit Timbaland. Iniziamo a caricarci un po', perché la giornata è lunga e tra l'altro noi più tardi abbiamo una riunione pesissima qui. E devi stare concentrato. Posso andare a casa? Eh? Ho da fare qualcosa a casa? No, tu hai da fare qualcosa qui oggi. Sì, sai che sei incatenato lì per tutta estate. Allora. Dopo però mi prendo la un'ora libera. Posso almeno un'ora? Per andare a mangiare dalla mamma? Posso? No, oggi non vai a mangiare dalla mamma. Siamo qui in riunione fino alle 2:30, 3. Ti tirata, quindi chiama subito la mamma e di: mamma, oggi le pesche non le posso mangiare, recupererò domani. Io dopo vado alle 3 a mangiare con 4 pesche. Allora, salutiamo intanto Lorenzo, che non riesce a seguirci, ma ci ha scritto su Facebook, sta lavorando, comunque ci saluta. Fabio, che è in macchina, vorrebbe tanto seguirci, ma non riesce ad accendere internet, insomma, mentre guida. Un po' pelo di fave, perché. Ovviamente tutti gli amici della chat. Alessandra. Esatto, è arrivata Sammy, Dania anche, Ole. Sì, che stava facendo i letti. Siete come sempre tantissimi. È arrivato a 600 web. Ah no, quello siamo quella noi. Siamo noi. Salutiamo Carlo, perché ci sta Carlo, scrivendo. Ciao Carlo. Sempre un piacere. Esatto. Allora, stavamo parlando di spiaggia, giusto per concludere il discorso. Quindi sì, abbiamo detto che è importante mangiare frutta e verdura in estate. Magari evitiamo di parlare sempre solo dei soliti argomenti, di annoiare i vicini in spiaggia che prendono il sole di fianco a noi. Sì. Ma tu, adesso ti chiedo questo: quando passeggi per la spiaggia o sei lì sotto il tuo ombrellone che non consideri nessuno, ti capita di guardare cosa leggono gli altri? Mi è capitato l'anno scorso, ma perché stavo facendo una ricerca. Sì. E mi è capitato Tu facevi una ricerca? No, assolutamente no, mi stavo facendo i fatti degli altri, ma era più bello da vedere. Anche una quella. Ricerca anche quella. Cioè, e l'anno scorso su 30 persone che ho guardato, la so. Tutti leggevano 50 sfumature di grigio, sì, del rosso, del verde, del nero, del giallo. Perché poi le persone prendono le mode, no? Anche nella letteratura, sì, nelle letture estive soprattutto. Quest'anno io ho fatto questa indagine, ovviamente, perché io tutti i weekend mi vado a prendere qualche ora di sole e effettivamente tutti stanno leggendo Dan Brown, che è uscito poi con l'ultimo libro, L'Inferno. Esatto, che mi sono scaricata, ovviamente acquistandolo sul mio tablet. Sì, che non possiamo che fare non il nome. Non ho ancora iniziato, però. Non diamo il nome perché non possiamo fare la marca a quell'azienda di Cupertino, ma chiaramente abbiamo la mela mangiata in primo piano, quindi. Vabbè, insomma. Però è curioso, secondo me lo fanno quasi tutti. Quando passeggi per la spiaggia o ti prendi su e vai al bar, sì, butti l'occhio e vedi che le persone sono sdraiate sul lettino con il libro in mano. E tu dici: 50 persone che leggono quel libro, quasi quasi me lo vado a comprare. E così fanno questo i soldi gli scrittori. Esatto, esatto. Infatti, i best seller. Poi, secondo me, alla fine in estate vengono aiutati anche da questo. Secondo me, invece, ci sono molti editori che vanno nei bagni, tipo in Riviera, ne vendono, gliene regalano 30-40. In modo che le persone stiano così. Bravissimo. C'è un problema però. Sì. Allora, io adoro il digitale, quindi sono contentissima che posso avere sul mio tablet n.000 libri e posso scegliermi quello da leggere senza avere il peso di portarmi dietro il libro. Giusto. Però il problema è che così non riusciamo a capire cosa stanno leggendo i nostri vicini di ombrellone. Perché se qualcuno lo legge sul l'ebook reader, noi come facciamo a sapere cosa sta leggendo? E tu gli tocchi la spalluccia. Scusi, gli fai il balluccio, ma lei? E dici: scusi, ma che cacchio sta leggendo? Detta proprio così, che così lui o ti tira il tablet in faccia o ti dice che libro sta leggendo. Vabbè, questo era solo per dire che sono abitudini strane, però secondo me lo fanno in tanti. Sì. Tu cosa stai leggendo adesso? Io sto leggendo un libro appena iniziato, devo dire la verità, di Roberto Carboni, che è Alle spalle del Nettuno. Ah, che tu conosci bene. Che io conosco bene, che poi magari mi passi. È un po' noir, ma è molto bello. E tu stai leggendo qualche cosa? Io sto praticamente, stai a sentire l'acculturato di turno. Io sto leggendo l'ultimo libro di Alex Zanardi da 4 mesi. Troppo colto, troppo. Il sonno del mostro di Fabrizio Carollo, 2 mesi, e Il simbolo della pietra
20 giorni e quindi praticamente non so quali finirò prima, ma secondo me li incasinerò. Quindi, e quindi secondo anche tu me... fai gli intrecci dei libri a seconda di come vai. Conosci a letto, il leggi pietra? Sì, sai, l'ho scritto io. Edizioni Alberto Barbagli. No, edizioni Aracne editrice, ecco, editrice, no, scrittrice Alberta Barbagli. Ma ci crederò che lo stai leggendo quando vedrò, ti vedrò con il libro in mano. Sì, effettivamente adesso sta praticamente tenendo ferma la porta. Ecco, lo sappiamo. Perché lo sappiamo. Ci sono gli spifferi che devo tenere aperta la finestra. Comunque va bene. Allora, va bene. Albi, siamo arrivati in chiusura. Siamo arrivati in chiusura, sì. Anche perché e effettivamente non, chiusura, non chiude però, il programma, rimanete connessi perché c'è una bellissima intervista fatta ai Culture Chic settimana scorsa. Esatto, che sono passate di qua mercoledì scorso. Abbiamo registrato al volo una mezz'ora di intervista dove ci raccontano un po' la loro musica e c'è ce ancora, la fanno anche ascoltare. C'è ancora musica, ascolteremo la loro musica, vedremo altri video e chiuderemo con un altro video bello carico. Esatto. E quindi con... Intanto con Casa Sicento live, perché dopo saluteremo di nuovo, ci vediamo mercoledì prossimo, mi raccomando rimanete tutti connessi fino alle 11:30, almeno 11:40, esatto. Almeno non guardateci, ascoltateci anche solamente, giusto perché questa band vale la pena sì. Ascoltarla. Sì, salutiamo infatti anche i Couture Chic, salutiamo Vanessa sono simpaticissimi e bravissimi. Anche perché una si chiama Chiappa e l'altra si chiama Bella Gamba. Ma battuta noi parlate tra poco nell'intervista. Ringraziamo ovviamente Squalo che è stato l'ospite virtuale di questa mattina insieme a noi, il primo ospite di Casa Sicento. Di Casa Sicento, continueremo a passare il ballo della Squalo e ascoltatelo. Io ringrazio te per essere stato qui con noi. Grazie Carlo. Ringraziamo grazie Luca in regia Luca, video. Ciao. Che tutti i giorni è sempre meno sveglio. Ma perché? Non è vero. Ma sì, un pochettino. Poi però ha parlato. Vedi, a questa voce radiofonica Luca che non lo so. Allora. Ma sto pensando di fargli fare qualcosa. Lo proporrò a Squalo di prenderlo a tutto esaurito. Con questo vi diamo la buona giornata, buonissima giornata, restate lì, Couture Chic a Casa Sicento. E ora chiudiamo con un po' di ballo, quindi fate un po' di... Scateniamoci! Bob Sinclair. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!